Tre chilometri di variante che serviranno ad evitare l'attraversamento della città di Ortona per il nuovo raccordo della ferrovia Adriatico-Sangritana. Un'infrastruttura importantissima, presentata stamattina proprio ad Ortona dal presidente eh, Di Nardo. Un esempio concreto di servizio a un insieme di eh, infrastrutture logistiche che potranno far decollare questa zona per quanto riguarda il traffico merci. Esatto, sostanzialmente è un progetto che dovrebbe così eliminare il disagio di quanti oggi ad Ortona subiscono da cento anni ormai e l'attraversamento eh, neanche più eh, governato dal, da, 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 da passaggi a livello e da, e da, sia pedonali che, che, che carrabili. L'eliminazione di questa infrastruttura che attraversa tutta Ortona... Consentirà sicuramente nella, eh, nella vallata nella quale è stata progettata questa variante, di poter raggiungere meglio la zona industriale di quanto lo si faccia oggi con questo raccordo industriale che dal porto parte e attraversa tutta la città di Ortona e arriva nella zona industriale, questo consentirà di conseguenza di avere una, una piattaforma logistica naturale, un retroporto naturale, un'infrastruttura importante come quella del porto di Ortona che è l'unica struttura portuale in Abruzzo che sul Molo Nord ha il binario. Ecco, la eh, progettazione è ormai pronta, l'avete curata voi direttamente questa agritana, ma quali sono i fondi, quali sono i tempi nei quali questo eh, sogno diventerà realtà? All'interno di questo progetto, per cercare i finanziamenti ovviamente, oltre alla visita del Presidente Chiodi che c'è stata la settimana scorsa, alla quale in anteprima abbiamo presentato il progetto, ha eh, questo progetto una peculiarità, cioè quella di poter essere finanziato in parte, in gran parte, dall'alienazione del, del, de, della vecchia stazione di Ortona, nella città di Ortona, anch'essa ormai abbandonata da tempo. E questo potrebbe essere diciamo, uno dei motori per il quale si può anche più velocemente arrivare, oltre ad un progetto così presentato questa mattina, anche alla sua esecutività.